Adesso Simone si esibirà una canzone straordinaria di Claudio Baglioni del 1981. Oh. Un applauso per Simone di Egna che canterà Strada facendo. In bocca Simone, al lupo! Bocca al lupo! Simone, Simone Paonessa qua di Bolzano, cantante bolzanino, che reduce dall'esclusione ad Amici poco meno di una settimana fa. Raccontaci un po' la tua esperienza. Ah, è stata una splendida esperienza, mi sono divertito molto, ho stretto un sacco di legami e niente, tanti provini, tante sfacchinate. Alla fine si sa che comunque il programma viene fatto a Roma, quindi sono più di 630 km dove andavo io, quindi avanti e indietro, quindi una bella spesa e comunque ancora non tutto è perduto. E appunto per questo bisogna stare un po' a livello di scaramanzia, un po' perché appunto bisogna fare, come si dice? Non si può parlare troppo, esatto. Diciamo, perché ad Amici è ancora dentro un piedino. Essendo ancora uno pseudo concorrente a tutti gli effetti, non posso ancora permettermi di parlare a tutti gli effetti del programma. Allora, magari di Amici ne parleremo magari più avanti, quando ci sarà la possibilità. Però possiamo raccontare che, insomma, tu nasci cantante, non è che ti sei svegliato una mattina e hai deciso di andare ad Amici così. Tu sei un cantante a tutti gli effetti. Certo, io canto da quando ho 8 anni, ho fatto 2 anni di coro, studiavo lirica in latino, quindi una cosa abbastanza complessa e pesante, perché si sa che Bolzano è molto indietro, quindi quando io avevo 8 anni non c'erano ancora delle scuole che si orientavano nel pop commerciale e quindi diciamo ero una voce bianca, no? Una voce senza anima si chiama. E appunto ho fatto questi 2 anni, poi dai 10 ai 13 mi sono fermato perché ho fatto il cambio della voce. Ho cambiato la voce e poi ho iniziato con un gruppo cover e poi da lì ho iniziato a prendere lezioni private presso una scuola privata di Bolzano e poi tante tante lezioni private da maestri diversi per assimilare cose diverse che ti possono aiutare con metodi appunto anche diversi, no? Non solo un metodo stesso. E tu ti sei presentato alla trasmissione come cantante solista, però in realtà qui sei frontman di una band. Certo, io mi sono appunto presentato come cantante solista, però sono frontman di una band che si chiama Gli Anonima. E con questa band siamo insieme da circa 1 anno, quindi pochissimo tempo, però abbiamo avuto un sacco di successo, il riscontro è positivo sia sul web che poi ci siamo impegnati molto perché in 1 anno abbiamo fatto già un CD, un promo di 4 brani più un videoclip che uscirà lunedì, il 1° di dicembre, è un videoclip professionale a tutti gli effetti che abbiamo fatto appunto in una rimessa vecchia di treni nella zona di Merano con delle varie comparse appunto amatoriali che sono amici e perché comunque se no c'era da investire un po' troppi soldini che in questo momento non ce ne sono esattamente. E raccontiamo invece che io e te ne abbiamo già parlato, ma per quale motivo non ti sei presentato ad Amici con la band? Sì, io ero convinto che appunto, invece da quello che so quest'anno la regola è cambiata, io ero convinto che appunto i miei ragazzi avendo più di 26 anni, perché abbiamo un'età media circa di 33-34 anni, e pensavo che non serviva solo il frontman che avesse dai 18 ai 26 anni, ma che dovevano averli tutti in questo range qua, no? Dai 18 ai 26. Adesso invece ho scoperto che la regola è cambiata, però comunque forse ci sarà la possibilità di portare anche gli Anonima nel programma televisivo, chissà, ancora non si può sapere nulla. Allora io non posso che farti l'in bocca al lupo per tutto, per il tuo progetto e da solista e con il gruppo, e magari ci rivediamo più avanti, che dici? Spero il più avanti possibile, perché allora significa che il piedino l'ho messo dentro tutti gli effetti e speriamo bene. Allora, ancora in bocca al lupo e grazie mille. Crepi, grazie a voi.